Riprendiamo con God of War da dove ci siamo lasciati. Fino a poco tempo fa andavamo a caccia di cervi. Ora abbiamo combattuto contro elfi scuri, troll, orchi e persino un drago. Mi sento come se fossimo imbattibili. Abbiamo vinto grazie alla nostra determinazione e disciplina, non perché ci sentiamo imbattibili. Lo so, è solo che essere forte mi fa sentire bene. Capisci? Sì, lo so. Signori, vendetta di Tyr? Cos'è? Ah, ok, abbiamo praticamente trovato altre cose, altre mosse. E allora, vendette di Tyr, danno, furia del troll di ghiaccio. No, aspetta, equipaggia. Ottimo. Le mosse migliori, ho anche... No, mi ha dato a sostituire un... Ma... Non ho il bonus vita. Ah, ecco, comunque ho... Allora, ho migliorato un po' l'equipaggiamento. Allora, Atrus, io ho cambiato l'armatura e mi trova delle pietre di resurrezione. E infatti le armature hanno tutte delle abilità passive. E fatto sta che ora non le ricordo, ma... Ragazzi, può capitare. Incubi? Ma che cazzo? No, vabbè. Ottimo. Ok. E questo qua non è da distruggere. Comunque, allora, vediamo un po'. No, devi... Bloccata. Ma C'è un altro infatti... cristallo che potremmo usare su quelle radici. Eh sì, aspetta. Aspetta. Sì, ma ho capito che c'è un cristallo da qualche parte, però porca di quella trota. Ah no, è qua dietro, Eccolo, te lo vaffanbrodo. mando in frantumi. Oh, so che mi piacerà, però è strano, quello non è esploso il punto. Quel cristallo l'ho colpito, ma brilla ancora. Ah, ok. No. Posso aiutare di più se vuoi. Fammelo sapere. Ok. Bella scoperta. Ma quindi sta roba qua non si può far scoppiare? No, non si può. Vabbè, dai. Comunque sì, abbiamo anche ottenuto le frecce elettriche. Ah, ok, va bene. Infatti non avevo capito. È vero che... Vecchio padre! Non
Non posso fargli niente perché questi bastardi sono di ghiaccio. Oh. Ok, già fatti. Ok, ottimo. E... qua c'è qualcosa? Sì. No. Dai, volevo buttarlo giù. Ok. E qua invece? Ok. Ho capito. Allora, qua c'è uno scrigno. Ah, ok, forse ho capito come si fa qua. L'abbiamo anche fatto nella boss fight del drago. Ah, infatti. Appunto. Un altro qui. Scusate un attimo che mi cambio anche il potere qua. No. Non trovo l'abilità, quella che mi dà la vita in più. Questo si chiama Ymir. No, aspetta. Avevo anche visto. Dov'è? No. Tunica di Viken, acciaio di castoni. Mannaggia la puttana. Dov'è? Talismano. Eccolo qua. Scusa, ma mia. Che cavolo. Va bene. Poi. La mamma mi ha raccontato la sua storia. Vabbè. I giganti escono. Vieni. Ci sono. Va bene. Truma. Oh, invece no, ora è bloccato dall'altra parte. Invece bisogna far di qua. Vaffanculo. Non mi stancherò mai di usarlo per spaccare tutto. Incubi! Non possiamo neanche attaccare con l'ascia perché altrimenti no, perché non gli facciamo niente. Ottimo. Là c'è una runa. Porca trota. Ci serve un cristallo. Fa più freddo. Ci avviciniamo alla cima. No, ok, allora qua si va avanti.
Togli, andiamo a vedere là. Benissimo. Benissimo, così ci sta. Puttana impestata! Che cazzo! Vaffanculo! Ma vaffanbrodo! Ma in figa! Mamma mia! Allora, scusate. Scusate per la per il francesismo. Allora, c'è allora ce ne sono due di simboli qua, eh. Ah, ok. Adesso ho capito. Aspetta. Scusate un attimo se torno sempre nella schermata delle abilità, ma voglio vedere. No. Dov'è lo stormo di falchi? Perché sarei veramente. Eccolo qua. Picchiata di falco. Ottimo, direi. Qua. No, sbagliato. Ragazzo, qui. Sì. Due. E il terzo. Qua si va avanti. Ah, ecco. La mia cultura di distruttore. Proviamo a vedere lassù. Proviamo a vedere quassù se c'è qualcosa. Allora, qua c'era un sigillo. Qua anche. Facendo così il ponte si abbassa. Wow. Ci manca solo la N. Allora. Questo? No, ok, qua torniamo indietro. Qua c'è la stanza. Aspetta. Eccolo qua. Era ben nascosto, eh. Ottimo. Non aprivo un forziere di questi da un bel po'. Ok, cos'è questo? Vita massima, ok, mela di Yudun. Ok, va bene, abbiamo aumentato anche la vita. Quindi io direi di andare avanti, abbiamo praticamente esplorato tutto qua. Atreus, qui. Va bene, comunque stiamo diventando sempre più forti, eh. Va bene, siamo fuori. Wow. Guarda, la cima. La vetta.
La faretra. Il laccio si è rotto mentre affrontavamo il drago, ma riesco a tenerla. Fermo. La faretra rotta rallenta il lancio. Il dolore si sopporta, ma un'arma danneggiata no. Così può andare. Va bene? Ah, ok. Va bene. Vai. Attento a dove metti i piedi. Ok, andiamo. Infatti. Bellissimo! Attenzione! Lo butto a terra! Non rialza! Aspetta. Ok, spacchiamoli di botte. Ottimo. Comunque è un peccato che le finisher siano le stesse. Bella mossa. Non mi sento più leggero dopo questo ascolto. Beh, dopo quello con il drago, guardate. Senti anche tu quelle voci, vero? Sì, non fiatare. Oddio. Sembra quell'uomo che è venuto a casa nostra. Avevi detto di averlo ucciso. Vedo che hai portato qualche amichetto. Deve essere importante se i figli di Thor mi concedono l'onore di una visita. Ditemi, vi state ancora scannando per far colpo sul paparino? L'uomo tatuato. Le tracce indicano che viaggia con un ragazzino. Dove sono diretti? Perché dovrei saperlo? Sei l'uomo più sapiente del mondo, no? Di questo e di tutti gli altri mondi. Questi chi sono? Tu aiuti me, io aiuto te. Dimmi dove si trovano e parlerò con Odino. Baldur, tuo padre non mi lascerà andare, né ti permetterà di uccidermi. Non hai nulla da offrirmi, perciò levati di mezzo, tu, le tue domande, le tue minacce e questi due buoni a nulla. Madonna, che grosso. Torneremo per l'altro occhio. Non scordartelo. Siamo ovunque. Sì, ovunque. Sì, 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 io. Ma chi erano quei due? Baldur è uno degli Aesir, figlio di Odino, fratello di... È fratello di Thor? È venuto a casa nostra e ha sfidato mio padre, e poi l'ho ucciso. O almeno così pensavamo, pare di non proprio di dolore. Ora ci dà la caccia insieme ai suoi nipoti. Ma quindi quei due tipi sono i nipoti di Baldur. Baldur è fratello di Thor. Quindi Odino ha tre figli, mi stai dicendo? Mi stai dicendo che Odino ha tre figli. Loki... No. Ok. Praticamente questi tre figli sono Loki, Baldur e Thor. Che cacchio c'entra Baldur? Scusate, cioè io non ho mai letto il suo mito. Eia, che è tutta sta... È proprio okay. Di voi che si stava parlando. Un uomo tatuato che viaggia con un bambino. Controlla e assicurati che siano lontani. Ma li abbiamo visti andare. Fa come ti dico. Il ragazzo non sa chi sei.
E io voglio che non lo sappia. E tu chi sei? Io? Sono il più grande ambasciatore degli dèi, dei giganti e di tutte le creature dei nove regni. Conosco ogni angolo di queste terre, ogni lingua parlata, ogni guerra, ogni accordo concluso. Mi chiamo Mimir, l'uomo più sapiente che esista. E che ha la risposta a ogni tua domanda. Perché il figlio di Odino ci dà la caccia? Ok, forse c'è qualche lacuna nel mio sapere. Ma Odino mi tiene prigioniero qui da 109 inverni. Sono un tipo sveglio. Riuscirò a scoprirlo, promesso. Tu dammi tempo. Non c'è nessuno, lo sapevo. La madre del ragazzo è morta. Voleva che... Voleva che spargessimo le sue ceneri sul picco più alto di tutti i regni. Allora siete arrivati nel posto sbagliato, fratellino. Il picco più alto di tutti i regni non è a Midgard, è a Jotunheim, regno dei giganti. No! Non può essere quello che voleva. Da un'occhiata. Questo è l'ultimo ponte per Jotunheim, tra tutti i regni. Wow. Vedi quella montagna? Sembra il dito di un gigante che sfiora il cielo. Quello è il picco più alto di tutti i regni, non questo. Non possiamo attraversare il ponte. Abbiamo il Bifrost. Quando i giganti hanno distrutto tutti i ponti per il loro regno, l'hanno bloccato con una runa segreta. Se esiste ancora, lo sa solo un gigante. E hanno tutti lasciato Midgard tanto tempo fa. È vero, ma oggi i venti del fato hanno creato uno strano vortice di coincidenze. Il fatto è che c'è solo una persona che possa portarvi dove dovete andare. E per vostra fortuna, io non ho un granché da fare. Cioè, sei legato ad un albero, praticamente. Noi andremo a Jotunheim, vero? È la vostra migliore mossa da un punto di vista tattico. Lì l'uomo che non può essere ucciso non potrà seguirvi. Jotunheim è la città dei giganti, perché Jotun... Che dobbiamo fare? Sì. Significa gigante. Prima dovrai tagliarmi la testa. Che cosa? Odino ha fatto sì che nessuna arma, neanche il martello di Thor, possa liberarmi dai legacci. Ma a voi non servirà il mio corpo. Il trucco è trovare qualcuno che rianimi la mia testa con l'antica magia. L'antica magia. C'è una strega dei boschi. Lei la conosce bene. Ci aiuterebbe, vale la pena tentare. Ma se fallisse, saresti morto. Lui mi tortura, lo sai. Ogni giorno, fratello. Odino vi si dedica personalmente e credimi, non c'è fine alla sua creatività. Ogni singolo giorno. Questa non è vita. Come vuoi. Non voglio guardare. Fratello. Se non riuscirai a rianimarmi, devi sapere una cosa. Il ragazzo. Più aspetterai a rivelargli la sua vera natura, e peggio sarà. Non te lo perdonerà e rischi di perderlo per sempre. Ci sono cose di me che non voglio che sappia. Ah. E questo sarebbe più importante di tuo figlio? Sto per tagliarti la testa ora. Come vuoi. Sì, proprio quello che volevo dire. Ok, quindi dobbiamo ritornare a casa della strega dei boschi. Va bene. E quindi... Bisognerebbe andare di qua. In teoria. Ah, è qua l'obiettivo. Porca trodia. Va bene. Ma c'è un passaggio segreto? Dimmi di sì.
Perché negozio, miniere di Volundè, torre di guardia. No, non ci sono passaggi segreti, quindi mi sa che la faremo tutta a piedi. Come cacchio è che devo fare? Boh. Vabbè, ragazzi. Per questo episodio di God of War è tutto. Abbiamo recuperato la testa di Mimir e io off camera cerco di tornare alla... da sta gente qua. E niente ragazzi. Ci vediamo. Ciao a tutti. Scherzone, la puntata non è finita, ho capito adesso dove devo andare. Cioè, però prima di staccare definitivamente la puntata. Questo è il ponte che porta a Jotunheim. Sembra una di quelle strane porte che abbiamo visto. Mimir potrebbe aiutarci a capire, se riuscissimo a riportarlo in vita. Eh sì. Però poveretto, ragazzi, mi fa pena. Ricordi la strada per la casa della strega? Sì, nella foresta delle foglie rosso sangue, a sud del lago. So dove andare. Spero che sia tornata dal Vine e possa rianimare Mimir. Sembrava simpatico prima che tu gli tagliassi la testa. Ok, qua invece non c'è nulla. Ottimo, abbiamo sbloccato un teletrasporto. Quindi ora possiamo andare al negozio di Brock. Ok. Non riesco a crederci che Baldur è venuto a casa nostra. Il dio Æsir, Baldur, e tu l'hai sconfitto. Sì. Uno dei figli di Odin, il fratello di Thor, e ora ci dà la caccia con i suoi nipoti. Perché? Se rianimiamo la testa, chiediglielo. Ok. Allora qua. Sai, è una stupidaggine, ma speravo di trovare un gigante in quella montagna. Credo che abbiano davvero lasciato Midgard a parte il serpente. Deve essere l'ultimo della sua gente. Anche tu sei l'ultimo della tua gente. È per questo che non vuoi parlare del. Mia gente? Sì, la tua famiglia. Prima di mamma e me. Le tue origini. Tua madre. Tuo padre. Adesso non è il momento. Ok. Ok, ha praticamente evocato dei momenti bruttissimi della cosa dell'infanzia di Kratos. E comunque, vi faccio vedere due cose. La prima è questa, e la seconda è il finale di questa puntata. Vi faccio vedere cosa succede se andate sulla sporgenza. Ah, Kratos. Saltiamo. Davvero? Fa ridere, eh. Questa cosa qua fa riderissimo. Cioè, mi ha fatto ridere quando l'ho fatta per la prima volta, guardate. E comunque è un riferimento al primo God Pessima of War. idea! Esatto, guardate qua. Ti avevano avvertito di non allontanarti dal sentiero. Comunque è vero, ragazzi, a parte gli scherzi, non allontanatevi dal sentiero, che è questo qua. Perché altrimenti finite male. Cosa ti stai mangiando? Brock! 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 Che vuoi? Sono in pausa, non ci vedi? Io non mi metto certo a strillare il tuo nome ogni volta che stai lì a gingillarti. Lascialo perdere. Ora avete interrotto la mia beata solitudine. Tanto vale che vi uniate a me. Non abbiamo fame. Meglio, tanto non ve l'avrei offerto. Abbiamo visto Sindri. Congratulazioni. E sono sicuro che gli avrei permesso di rovinare la mia ascia a suo piacimento. Vediamo un po' questi danni. Quel canchero non riconoscerebbe il giusto peso e l'equilibrio di un'arma se ce li avesse di fronte.
Mangia abbastanza bene? Credo di sì. Bene. Ora va meglio. Ora che cazzo volete di altro? Eh? Madonna santa. A volte Sindri è così concentrato nel lavoro che si dimentica di mangiare e di bere. E quando si ricorda non c'è verso che si cucini la carne. Mi sa che l'unico in famiglia ad avere lo stomaco e l'intelligenza sono io. Ti manca. Cosa, quell'incapace? Che ne sai? Volevo dire... Ehi, ti dispiace? Sto cercando di concentrarmi. Sono in pausa dalla pausa. Va bene. E... io direi... io direi che adesso io mi scelgo un'altra... Allora cosa? Un attimo, sto intanto ti calmi, eh. Cos'è questo? Talismano? Potrebbe starci, eh. Aspetta, cos'è? Il problema è che mi ha calato il coso, porca puttana. Manico di Volundé. Che ti do, piccoletto? Allora. Sapete che c'è? Io stacco qua la puntata. Cos'altro volevo dire? E nel prossimo episodio andiamo avanti con God of War e andremo dalla strega Mimir, dalla strega Mimir, dalla strega dei boschi. Bene ragazzi, ci vediamo nel prossimo video di God of War. Sono fuso anch'io, sarà la quarta puntata che registro oggi. E niente, ciao a tutti.